Valentina Cancela è stata trovata morta. Il corpo della 17enne, precedentemente segnalata come dispersa, è stato rinvenuto sepolto parzialmente sulla spiaggia da un suo coetaneo e ex fidanzato. La giovane ragazza aveva confidato alle sue amiche e compagne di scuola di essere coinvolta in una relazione distruttiva, denominandola come un amore tossico in cui aveva subito abusi e violenze da parte del 17enne. Il cadavere di Valentina Cancela è stato individuato in una posizione seminascosta tra le dune di sabbia di una spiaggia a Punta dell'Este, Rino Mat, località costiera in Uruguay. È stato il ragazzo stesso a guidare le forze dell'ordine sul luogo del tragico evento, ammettendo di aver commesso l'omicidio della giovane, che era scomparsa martedì. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno documentato l'arrivo della coppia sulla spiaggia. Ma solo il giovane è stato ripreso mentre faceva ritorno da solo a casa. Le autorità giudiziarie intendono perseguire il massimo grado di punizione possibile per il giovane responsabile. Nel caso dei minori, la pena massima è solitamente di 5 anni, ad eccezione dei reati di omicidio aggravato in contesti di femminicidio, per i quali la pena può essere aumentata fino a 10 anni.